Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, bentornato anche all'ospite di questa sera, Luigi Alboremascia. Mascia. Buonasera, buonasera, bentrovati. Buonasera eh. e bentornato, bentrovato. Grazie. Ex sindaco di Pescara, come eh, recita il sottopancia, ma attuale consigliere di Forza Italia al comune di Pescara. Sì, proprio così. Senta, comunale. la prima domanda è: ci sto pensando da tempo. Che effetto fa entrare? Ormai sono passati un po' di mesi, però che effetto fa entrare nell'aula consigliare di Pescara quando si è stati sindaco? Quindi si è seduti sullo scranno più alto del Consiglio Comunale e sedersi invece sui banchi da consigliere. Ma brutto? No, no, non ci sono grandi, grandi differenze. Anzi, guardi. Mm, sedere lì davanti a quel monitor, nella posizione centrale di quell'aula, eh, poi in realtà racchiude eh, una serie di oneri e di responsabilità, eh, anche morali, che si vivono anche sedendo fisicamente lì, e eh, quindi ci si sente sempre al centro dell'attenzione, ci si sente sempre una specie di bersaglio contro il quale tirare le freccette. Quindi. Vede, io ammiro molte cose del mondo anglosassone, eh, paese culla della democrazia e una delle cose che ammiro è la capacità di chi ha avuto ruoli di primo piano di rientrare poi nei ranghi, di ritornare al proprio mestiere, io sono tornato a tempo pieno a fare l'avvocato e di ritornare quindi dopo essere stati generali e anche soldati. Sono tornato a fare consigliere comunale, cosa che ho iniziato... Eh, a fare nel 1998, ben 17 anni fa, ininterrottamente e quindi non vivo né con rimpianto né con recriminazioni e, e non è un brutto effetto essere seduto laddove sono stato seduto per tanti anni facendo il leader dell'opposizione e, e governando insieme anche alle amministrazioni di centrodestra che mi hanno preceduto. Anche perché, possiamo dirlo chiaramente, quella del sindaco oggi è una poltrona è un scomoda, molto è scomoda. È un mestiere molto difficile appassionante. Fa di scegliere, di candidarsi, per andarsi a cercare delle rogne. E... Io parlo per quanto riguarda le mie motivazioni. E una passionaccia per la, per la politica, una grande passione per la città, un grande attaccamento alla città in cui sei nato, in cui vivi. E queste sono motivazioni forti, non certo quelle economiche. Mi piace sottolineare perché poi ci sono tante leggende metropolitane: si crede che il sindaco guadagni chissà quanti soldi. Un sindaco che svolge a tempo pieno la propria attività per deve sottrarre sicuramente tutto il tempo alla propria professione, alla propria attività di origine e di provenienza, guadagna poco più di 3.000 euro. Beh, un avvocato quotato come lei guadagna molto di più, no? Guadagnavo, guardi, sono tempi molto difficili. Sicuramente eh, fino a 6 o 7 anni fa tutti gli avvocati se la passavano molto meglio, come tutti i liberi professionisti e come eh, tanti italiani. Il mondo è molto cambiato. E quindi le difficoltà ci sono, ci sono per tutti. Eh, però questa remunerazione di un sindaco che rispetto a tante famiglie che hanno difficoltà ad di arrivare a fine mese è comunque una retribuzione rispettabile. Certamente è un quarto, un quinto, un sesto di quello che invece percepisce un'altra classe politica, che può essere quella dei parlamentari, ma anche quella dei consiglieri regionali, degli assessori regionali, dei presidenti delle regioni, con molte meno responsabilità con okay. responsabilità diverse da parte di questi eh, rappresentanti della, della politica rispetto alle grandissime responsabilità che ha un sindaco, responsabilità che sono di natura giuridica ma responsabilità che sono anche derivanti dal contatto continuo con eh, la propria città, con la popolazione residente, con le problematiche, con le aspettative della gente giuste, legittime, con le difficoltà di un momento come questo. E questo è un momento in cui essere sindaco è particolarmente difficile rispetto a quanto lo sia stato in passato, proprio perché ciò che ci circonda è comunque irto di difficoltà, il paese è in difficoltà, il continente è in difficoltà e quando si vive la realtà quotidiana di una città poi complessa, articolata, problematica come Pescara, eh, questo genera eh, un grande impegno, una grande sofferenza e, um, e ci vuole tanta passione. E lei quando era sindaco, quando incontrava il suo grande amico, il senatore Antonio Razzi <ride> lo guardava con un po' di invidia. Ma no? Perché... ah, io non solo lo incontravo, lo incontro tuttora. Sono amico e, e sono orgoglioso di questa amicizia con Antonio Razzi. Mi dispiace che a Pescara magari qualcuno. Eh, sia così, eh, abbia un atteggiamento nei suoi confronti. Ma non solo eh, a Pescara però, eh. Guardi, ieri sera ha fatto uno show con Paolo Bonolis. No, a Pescara qualcuno, qualcuno vive magari la presenza di razzi a Pescara con eh, un pregiudizio assolutamente ingiustificabile, tanta altra gente invece vuole bene giustamente a razzi, io le posso dire che sono stato con Antonio in giro per l'Italia perché mi è capitato con lui di condividere Qualche esperienza fuori regione e, e secondo me dopo Berlusconi e Renzi è il personaggio politico eh, più popolare che ci sia, con una differenza che eh, Renzi ha naturalmente eh, persone che possono conoscerlo ma possono stimarlo meno perché hanno un'appartenenza politica. La stessa cosa accade per il presidente Berlusconi. La popolarità di Razzi è una popolarità bipartisan ed è una popolarità che non conosce limiti anagrafici: dal piccolo ragazzino fino alla persona avanti con gli anni che chiede al senatore Razzi di poter fare una foto con lui. E quindi, io credo che Razzi sia comunque un personaggio positivo della politica. Anzi, lo saluto. Eh, perché ho con lui un'antica amicizia e sono, sono molto onorato di questo. Ma poi il fatto, che Però lo il, fatto, il fatto che Berlusconi sia stato lui a chiamare Razzi il giorno di Natale per fargli gli auguri è una cosa che fa impazzire. Sì, Berlusconi Questa ha cosa una, fa ha una grande simpatia per Razzi e, e Razzi è, è uno dei pochi abruzzesi del centrodestra, okay. se non forse quello che ha la maggiore eh, vicinanza. e la più agevole possibilità di raggiungere il presidente Berlusconi in qualunque momento. Senta, lei è il sindaco, questo perlomeno dicono i suoi detrattori o quelli che adesso siedono sui banchi della maggioranza, che ha portato il comune di Pescara al predissesto economico? Questa cosa mi fa davvero imbestialire, arrabbiare. <ride> e... È una grandissima balla. Eh... È una cantilena che è iniziata dal primo giorno in cui Alessandrini ha vinto le elezioni per un motivo molto semplice che era quello di preparare immediatamente un aumento indiscriminato delle tasse a Pescara. Pescara con Alboremascia sindaco era la città che aveva la tassazione più bassa in Italia insieme ad altre città, ma sicuramente deteneva questo record positivo. Con Alessandrini invece detiene il record negativo di essere una delle pochissime città con la tassazione al massimo. Le difficoltà dei comuni sono note a tutti e eh, sono note le difficoltà di tutti i comuni italiani, ma la gestione al Boremascio è stata una gestione in pieno rispetto e in linea con quelli che sono i parametri imposti dallo Stato, patti di stabilità. Eh, bilanci eh, trasparenti e tra l'altro Pescara è stato uno dei primi comuni in Italia con Alboremascia Sindaco in cui si è applicato eh, il principio della sperimentazione contabile quindi dell'equivalenza tra cassa e competenza E allora come ci si è arrivati a questa situazione? Ci si è arrivati perché Alessandrini non dice che quando è diventato sindaco e in questo ha dimostrato fino adesso inadeguatezza, non è riuscito a raccogliere tutti i crediti che l'amministrazione Albore Mascia ha lasciato. Attenzione, i crediti, non i debiti. Quando Alessandrini è stato eletto, il comune di Pescara non aveva ancora riscosso, per esempio, la prima rata di tutti i tributi locali, per il semplice fatto che il centro-sinistra aveva. Fatto andare deserta una seduta del Consiglio Comunale aveva impedito all'amministrazione comunale a giugno. Tra l'altro, facendo un dispetto ai pescaresi perché un conto è pagare tasse così alte in un'unica soluzione, come è capitato nel mese di dicembre, mese in cui i pescaresi si sono fatti il segno della croce: quelli che e hanno non potuto solo pagare i eh. e altri non hanno potuto pagare. Altro è pagare almeno in due rate, quindi in due diverse soluzioni. Questo fu impedito, e quindi quando Alessandrini è stato eletto, nelle casse del Comune, per esempio, non c'erano 10-12 milioni di euro di eh, tributi che dovevano essere incassati invece già prima dell'avvento di Alessandrini. Nel 2013 c'è stata un'evasione di circa 8 milioni e 700 mila euro eh, per le difficoltà note. E però sono crediti che il Comune in qualche modo dovrà riscuotere. Il Comune ha crediti nei confronti dello Stato che deve pagare ogni anno il 70-80% delle spese per quello che è il secondo palazzo di giustizia in Italia, cioè quello di Pescara, secondo soltanto a Torino per superficie superiore anche a quello romano addirittura. E dal 2010 lo Stato italiano non riversa questa parte importante, anzi aveva congelato per tre anni fino a quando... Io sono stato sindaco che ha congelato i capitoli, ma poi li ha sbloccati e quindi Alessandrini deve riscuotere oltre 10 milioni di euro, forse anche più dallo Stato italiano, trasferimenti dalla Regione, trasferimenti dall'ACA e lei sarebbe eh, io riuscito Io ho lasciato circa 25-30 milioni di, di crediti da riscuotere. Ecco ma questi crediti lei sarebbe riuscito Io mi sarei attivato per riscuoterli. non riesco a comprendere quali siano le iniziative e le azioni di questa amministrazione per riscuotere questi crediti, ho la sensazione che invece di andare a riscuotere questi crediti si continuino a tartassare i pescaresi sperando in futuro di recuperare quattrini che invece dovrebbero essere recuperati in modo diverso. Però eh, proprio in questi giorni il mio collega Seccia, che è stato Assessore alle Finanze, ha ben illustrato il fatto che anche psicologicamente esistono dei grafici, esistono dei diagrammi, quando tu un cittadino qualunque lo tartassi, lo vessi con un'imposizione fiscale al massimo, a quel punto non è più in grado di pagare. Quindi, anche per un ente, anche per lo Stato, è meglio incassare magari dei tributi più bassi, ma riuscire ad ottenere una platea più ampia di contribuenti, piuttosto che avere poi eh, una sacca altissima di evasione perché il gettito della Tari, la tassa sui rifiuti è stato assolutamente negativo quando i cittadini vengono strangolati inevitabilmente si danno le priorità ovviamente si cerca di privilegiare la famiglia, si cerca di privilegiare la quotidianità e le esigenze di una famiglia rispetto al pagamento di un tributo, così andrà in difficoltà e così arriverà al dissesto non al predissesto, arriverà al dissesto ma non potrà sempre avere il torcicollo guardare indietro e dire la colpa era di Albore Mascia. Sempre secondo Coloro che poi sono arrivati al posto vostro, l'attuale maggioranza, lei ha lasciato un'eredità dal punto di vista dei lavori pubblici pesante, nel senso che ci sono stati dei lavori che poi, eh, e parlo a Piazza Unione per esempio, a Corso Vittorio, che poi sono stati completati e che. Beh, noi abbiamo fatto lavori cinque anni. Eh, Molti l'hanno definiti lavori inutili. Rispettando, eh, questo lo dice chi fa il vice sindaco oggi Beh, sì. insieme a qualche accolito. Eh, grazie a Dio invece non lo dicono i cittadini pescaresi, eh, i quali stanno facendo la differenza tra quello che abbiamo realizzato noi in cinque anni rispettando tutti i parametri, perché guardi un'opera pubblica non può essere eh, pensata, progettata e realizzata se non è prima finanziata. Perché un'opera pubblica venga finanziata occorrono atti amministrativi che sono sottoposti alla valutazione dei revisori dei conti, agli uffici contabili, a tutta una serie di verifiche di carattere amministrativo che consentono poi la realizzazione di quell'opera. Noi in cinque anni abbiamo realizzato opere identitarie di Pescara, ma chi può dire che sono inutili le riqualificazioni della Riviera Sud che oggi è diventata un gioiello? Chi può dire che è inutile la riqualificazione di tutta la Riviera Nord. Parlo di quel tratto molto, molto ampio e molto lungo che va dalla Rotonda Paolucci, che era davvero ridotta ad una vera e propria latrina quando io sono stato eletto, fino oggi a quella fontana bellissima che fa da confine con il comune di Montesilvano e che arriva in prossimità di quel complesso straordinario che si chiama le Naiadi. Ma chi può dire che la pedonalizzazione? di via Firenze, di via Cesare Battisti, la riqualificazione del mercato di Piazza Muzzi, lavori fatti in periferia, eh, l'arredo urbano migliorato in tutta la città, Corso Vittorio Emanuele che è stato completamente metabolizzato dai pescaresi, i quali poi, dopo una prima scettica diffidenza, hanno poi imparato ad apprezzare quel quel modo anche, quella qualità della vita che veniva da quell'opera. Mi è costata qualche voto. Mi è costata qualche voto, lo sa perché perché quell'opera doveva essere completata almeno un anno, un anno e mezzo prima dell'appuntamento elettorale. Per far eh, abituare perché era i stata cittadini. pensata. Eh, guardi, dopo un anno, un anno e mezzo dall'inizio della mia amministrazione. Eh, ed era in linea con il nostro programma elettorale di miglioramento della qualità della vita. È stata ostacolata in tutti i modi da associazioni di commercianti che oggi, dal mio punto di vista, ne rappresentano molto pochi, è stata ostacolata dall'opposizione perché avevano capito, nella logica del tanto peggio, tanto meglio che appartiene alla sinistra, che quell'opera sarebbe stata poi apprezzata, adorata dai pescaresi. È successo dopo 4-5 mesi che i pescaresi hanno iniziato a capire e a comprendere tutti, anche quelli che erano scettici, che si trattava di una svolta nell'idea, nella, nella visione della città, con un mezzo pubblico che eh, avrebbe dovuto attraversare. Mi riferisco alla filovia, che io mi auguro un giorno possa attraversare quel, quello spazio, eh, lasciando però eh, come si fa in tutte le città europee, la possibilità ai bambini, agli anziani, agli adulti, eh, a coloro che vengono a Pescara di poter avere uno spazio vivibile, uno spazio in cui non c'è benzene, in cui non c'è PM10. Ma lei ha sentito più parlare dell'inquinamento eh, atmosferico? Beh, io i primi anni avevo le centraline dell'Arta che rilevavano eh, continuamente l'inquinamento, grazie alla politica che noi abbiamo fatto e nei nostri anni oggi non si parla più di inquinamento. O hanno tolto le centraline dell'Arta o evidentemente i parametri sono rientrati in linea grazie a quelle iniziative e grazie a quello che oggi invece il centro-sinistra vuole smantellare con quella soluzione obbrobriosa, eh, una soluzione di compromesso che non dà vantaggi né ai commercianti né ai cittadini e che tutti, Disprezzano. Lei pensi un po' se quando poi questa amministrazione andrà a tirare le somme a fare un bilancio di esercizio alla fine del mandato per presentarsi poi alle prossime elezioni, nelle opere fatte inserisse piazza Unione, Corso Vittorio, eccetera? Perché poi hanno completate. ma non sono, le hanno furbi, completate loro. non sono nemmeno furbi perché. le darebbe fastidio questo? ma guardi non mi darebbe fastidio mi, mi farebbe magari sorridere ma non sono nemmeno furbi perché non hanno nemmeno la capacità di inaugurare opere che per i tempi di realizzazione magari vanno ad essere completate durante il loro mandato succede per Piazza Muzzi opera che ha Completamente cambiato quella zona, i cittadini quando li incontro mi ringraziano, quelli che vivono lì, quelli che hanno aperto attività, quelli che frequentano quella zona, che era davvero un luogo degradato e che oggi invece è un fiore all'occhiello della città. Bene, questa amministrazione non è stata capace sinora, in otto mesi, nemmeno di organizzare l'inaugurazione di un luogo, di un topos, che comunque abbiamo, sì, pensato, ideato noi, ma che comunque magari hanno la fortuna che si completi o si realizzi durante il loro mandato. Guardi, io non mi sono eh, ascritto la realizzazione del Ponte del Mare, che oggi è un'opera simbolo di Pescara, è un'opera identitaria. Eh, noi eh, ne abbiamo contestato la funzionalità, non ne abbiamo contestato l'estetica. Quella è un'opera alfonsiana all per antonomasia. Per antonomasia, ma io... L'8 dicembre del 2009, pochi mesi dopo la mia elezione, il ponte non era stato completato prima del termine di quella consigliatura, molto traumatico con l'arresto del Presidente della Regione, e invece quell'opera fu completata durante il mio mandato. Io l'ho inaugurata con tutti i crismi, con tutta la formalità e con tutta la necessità di celebrare un'opera importante. Senza attribuirmene il merito, ma dando continuità, come è giusto ed è civile che si faccia, rispetto ad una passata amministrazione democraticamente eletta, come era stata democraticamente eletta la mia e come è stata democraticamente eletta quella di Alessandrini. Feci una manifestazione concordata alla quale invitai, peraltro, a quei tempi proprio gli amministratori che erano stati protagonisti della promozione e della realizzazione di quell'opera. Questa è civiltà, questo è rispetto anche dell'alternanza, ma rispetto soprattutto dei cittadini che votano e che hanno il diritto comunque di apprezzare un'opera e di avere una continuità amministrativa, non di sfare tutto quello che è stato realizzato eh, cinque anni prima. Questo è un atteggiamento sciagurato che danneggia soprattutto la comunità che si amministra. Ci dobbiamo fermare linea della regia per la pubblicità. Eccoci qui di nuovo in compagnia del, dell'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia. Senta, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. La prossima domanda. Il suo pensiero, lei ha perso per colpa di Marco Alessandrini <ride> o di Guerino Testa? Ho perso per colpa di Guerino Testa. Mm, mi chiede di dire la verità e dico la verità. Chiaramente eh, è semplicistico dire che ho perso per colpa di Guerino Testa. Ho perso perché eh, c'era una divisione che purtroppo si è trascinata negli ultimi mesi, proprio quelli più importanti, di campagna elettorale. E questa divisione all'interno di tutto il mondo del centrodestra ha generato confusione nell'elettorato. Non l'hanno capita i pescaresi. Non l'hanno capita e hanno forse fatto bene hanno a non capirla e non ce l'hanno perdonata e forse non ci hanno perdonato. Eh, soprattutto poi quel, quelle due settimane molto speciali che si frappongono tra il primo turno elettorale e il ballottaggio, dove io sono arrivato con una percentuale eh, distante rispetto a quella del sindaco Alessandrini, quando poi, come è nella logica delle cose, eh, formalmente c'è una ricomposizione, quindi l'abbraccio con Guerino Testa, con il quale io umanamente e personalmente ho un rapporto ottimo, questo è bene specificarlo, però politicamente avevamo vissuto una divisione molto profonda e anche una campagna elettorale in cui soprattutto il nuovo centrodestra e quindi Guerino eh, non le avevano mandati a dire alla mia amministrazione, quindi più che colpire Alessandrini, quella campagna elettorale è stata caratterizzata da una forte contrapposizione tra il gruppo di Forza Italia che io rappresentavo e quello del nuovo centro-destra. Quello era uno strappo, Vivendo... che era uno non strappo poteva essere troppo ripugito. profondo. Abbiamo fatto un regalo enorme, la cui responsabilità è riconducibile eh, ai personaggi romani, eh, politicamente eh, al senatore Guagliariello, ad Alfano e eh, a livello locale eh, alla senatrice Chiavaroli che ha voluto a tutti i costi fare della questione pescarese invece è una questione nazionale, per cui quel 12% peraltro che a Pescara valeva molto poco, invece a Roma per lei poteva valere molto. Io mi auguro che per lei sia valso molto e che questo l'abbia accreditata ulteriormente perché altrimenti si porterà sulla coscienza di aver sacrificato un'amministrazione, un'ottima amministrazione, che oggi viene rimpianta da tantissimi pescaresi, eh, sull'altare invece di una, una cifra. Elettorale piuttosto modesta. Credo che il primo ad esserne deluso sia stato proprio lo stesso Testa. Ne avete parlato poi, ne continuate a parlare. Quante volte gliela rinfacciato? Ma io eh, sono sui banchi dell'opposizione, eh, non molto lontano da, da Guerino Testa, eh, ne parliamo, ognuno di noi sa come sono andate le cose. Eh, sappiamo benissimo che comunque questa divisione è stata deleteria e eh, in questo ci sono anche persone che avevano grandi responsabilità a livello regionale nel centrodestra e che però hanno lavorato, secondo me, meno di quanto meritasse la questione pescarese, forse affaccendati in altre cose. Mi riferisco al Presidente Chiodi, che nella sua funzione, nel suo ruolo in quel momento avrebbe dovuto fare un intervento incisivo per poter convergere e coagulare tutto il ah, centro eh, Chiodi il già aveva parecchi problemi. In... Ma guardi, io credo che Chiodi in fondo, in, fondo, in, fondo, in fondo forse si augurava che Testa potesse essere il candidato di tutti. Ma scusi, Chiodi Sbagliando, non è il di... di Forza, forza Italia. Italia. Questa è una mia sensazione, eh, non si offenda Chiodi che è persona che io stimo, ma in quella vicenda forse un po' tenebrato da... da da altre vicende eh, dal mio punto di vista non ha speso tutta l'autorità e l'autorevolezza di un presidente in campo che comunque era ricandidato per poter comporre la questione pescarese. Sa che non è l'unico esponente di Forza Italia che mi dice questo? Beh, lo credo Nel bene. Nel senso che non è l'unico esponente di Forza Italia che addossa a Gianni Chiodi la colpa di non aver puntato i piedi come avrebbe dovuto fare. Probabilmente eh, lui viveva la debolezza non soltanto quella banale della vicenda antipatica, che poi magari si delinerà in un certo modo eh, di carattere giudiziario, personale. Io credo che lui abbia vissuto anche la debolezza di avere un nuovo centrodestra teramano molto forte, che quindi lo condizionava nel suo territorio. E poi di dover lui coagulare e compattare anche a livello regionale le due forze in campo, perché non ci dimentichiamo che in quel momento c'era una divisione invece nazionale, c'era una contrapposizione molto forte in quel momento nel dibattito nazionale tra Forza Italia e il nuovo centro-destra. Allora Chiodi pur di avere in un momento di difficoltà tutto il centro-destra unito, magari si è un pochino... Eh, astenuto dall'intervenire in maniera incisiva sulla questione pescarese. Io rimango dell'idea che sotto sotto lui ti fasse Guerino Testa e quindi per un sindaco del nuovo centrodestra a Pescara. Questo può attenere non alle logiche politiche, alle logiche partitiche, a una sua valutazione, a una simpatia umana, però la mia sensazione anche da alcune telefonate che io ho avuto con lui e eh, che oggi questa sera rivelo per la prima volta eh, erano nella direzione di dirmi addirittura: ma perché non ti fai da parte? magari ti fai una lista per Secondo conto? Secondo lei tuo. si è lasciato condizionare dall'onorevole Paolo Tancredi? Okay. No, questo non lo so, non lo so. Io parlo di cose che conosco e non ho mai avuto modo di parlare con Tancredi di questo, certamente è potuto constatare che Tancredi aveva un'affinità di partito con eh, Guerino Testa col presidente della provincia di allora Beh, posso dirle che non lo escludo, ma non posso nemmeno affermarlo con certezza. No, perché Però, ad un osservatore esterno guardi, no, sembra, sembra molto strano che eh, si regali alla, al centro-sinistra, da parte del centro-destra il comune più importante d'Abruzzo. La vera partita in Abruzzo al di là della regione. Era poi al Comune di Pescara. Ma certo che sì, certo che eh, sì. Certo che non sì. si capiva certo del perché sì. di questa contrapposizione. Certo, è proprio così e, e le ragioni non, non, forse non saranno mai del tutto il note. Il problema, chiedo scusa, anche non poteva qualche... essere Luigi Alboremascia. Mascia, il problema forse era altro. Il problema poteva essere altro, poteva essere magari. Eh, individuato su tavoli romani, su aspettative future di qualcuno, eh, su elezioni politiche, eh, le ipotesi possono essere tante. Sta di fatto che al di là del merito del centro-sinistra che ha vinto le elezioni in maniera rotonda, chiara, eh, riconosco che Alessandrini ha condotto anche una buona campagna elettorale supportato dai suoi. C'era sicuramente un effetto traino anche a livello regionale perché ecco, poi il Presidente D'Alfonso ha vinto in maniera nettissima a livello regionale, c'era l'effetto Renzi che forse oggi sarebbe meno presente nella suggestione degli italiani. Ma allora era forte gli 80 euro, questo giovane presidente del Consiglio. Quindi c'erano tante logiche che remavano nella direzione contraria rispetto alla possibilità di una riconferma. Però sicuramente il regalo più grande è stata quella divisione. Io mi aspettavo che ci fossero degli atteggiamenti più forti, più autorevoli, più autoritari. Le posso dire che per esempio il senatore Razzi è stato uno di quelli che invece in maniera determinata, tenace, aveva compreso, facendosi poi sentire sui tavoli romani quelli che poi dovevano decidere alla fine le questioni pescaresi, perché Pescara era considerata ed è considerata a giusto titolo una di quelle realtà di cui ci si deve occupare a livello nazionale e quindi nelle stanze che contano di tutti i partiti. E il senatore Razzi fu uno di quelli che capì che a Pescara bisognava trovare l'unità e si spese moltissimo in questo senso per la mia ricandidatura sperando che poi vi fosse

la situazione Berlusconi perché qualcun altro ci mise del suo. Senta, e del coordinatore regionale invece Nazario Pagano in questa vicenda che mi dici? Beh, in questa vicenda Pagano eh, era stato nominato. Nel perché mese non lo abbiamo nominato fino adesso, ma il coordinatore è regionale. Stato, era stato nominato nel mese di gennaio in un nuovo ruolo e viveva tutte le difficoltà a 360 gradi. Eh, delle vicende regionali e quindi della difficoltà, perché c'è stato un momento anche in cui si era messa in discussione addirittura la ricandidatura dello stesso presidente Chiodi fino a quelle locali. E forse una responsabilità eh, l'ha avuta inizialmente sul fatto di coinvolgere nei tavoli locali forze che poi già sapevamo che avrebbero girato le spalle eh, al centrodestra. mi riferisco a un pezzo importante dell'UDC che sapevamo già ormai aver stretto accordi con il centrosinistra e con il presidente della Regione D'Alfonso e, e questo ha indebolito eh, di certo la mia candidatura o l'unità intorno alla mia candidatura. Però la responsabilità di Pagano a distanza di qualche mese è una responsabilità eh, che c'è perché comunque il coordinatore regionale anche per quella che. I giuristi chiamano responsabilità oggettiva c'è, però è una responsabilità attenuata. Perché eh, comunque era fresco di nomina e, e iniziava un percorso molto difficile. Perché poi gestire il mondo molto magmatico, molto frastagliato del centrodestra abruzzese non è semplice. Non lo era allora e non lo è tuttora. In Abruzzo Forza Italia in questo momento è in crisi. Guardi, in Abruzzo Forza Italia secondo me. È ha meno crisi e meno difficoltà di quante ne possa vivere attraverso divisioni che oggi ci sono a livello nazionale, eh, nel senso che mh, intanto non è presente la Lega se non in una specie di fase embrionale in Abruzzo. E, e quindi e però Salvini sta facendo, Salvini sta facendo accoliti eh? e proseliti, però non mi pare che Salvini stia facendo accoliti e proseliti in Abruzzo con grandi elementi di novità, cioè se fare proseliti in Abruzzo da parte di Salvini vuol dire ricorrere a personaggi che hanno magari indossato più casacchi all'interno del centrodestra. Eh, mh, mi pare che forse questo non sia l'incipit migliore per noi soldi Però un sono le idee che portavamo della Lega che magari in hanno appeso. Salvini è stato molto furbo, Salvini ha superato eh, il concetto di Roma ladrona e cioè quello che indispettiva noi meridionali. Io mi sento un meridionale che abita nella parte nord del meridione, ma che comunque è meridionale e rivendico anche la cultura, il retaggio, la storia Ma per i leghisti di una volta anche quelli di Bologna erano terroni eh? probabilmente sì però lui sotto ha sloganato po, la Lega sotto questo aspetto da Piacenza in giù con quel leitmotiv della contrapposizione che tutto ciò che era a sud del Po potesse essere invece degrado potesse essere visto invece come politica deteriore lui si è buttato sul tema dell'immigrazione, che ovviamente è un tema molto sentito, molto avvertito rispetto al quale c'è una coesione nazionale e quindi anche il siciliano vive allo stesso modo il problema di un'immigrazione indiscriminata, lo vive il lombardo questo problema, lo vive il veneto, lo vive il calabrese e lo vive anche l'abruzzese per una certa quota e quindi Salvini è riuscito con un linguaggio chiaro anche con una sua immagine più fresca, a fare della Lega oggi non più un partito geograficamente collocato, ma un partito con un respiro nazionale. E I risultati gli stanno dando ragione. In Abruzzo c'è una Lega in embrione, ma io credo che potrebbero esserci cose più facili in un appuntamento elettorale eh, nella prospettiva di ricoagulare il centrodestra, cosa che è molto più difficile a livello nazionale. Insomma, Rifare un PDL ex novo eh, in Abruzzo, anche se eh, senza tenere a battesimo una nuova... Non sarebbe politica. molto difficile. Non sarebbe molto difficile perché poi le idee camminano sulle gambe degli uomini, sono le persone quelle che contano. E gli italiani, gli abruzzesi, i pescaresi, selezionano il personale politico non tanto per le appartenenze quanto per le qualità eh, delle persone. Io posso dirle che, avendo avuto la possibilità di stare... Nove giorni a contatto con Matteo Salvini? Quindi, io non lo conosco, mi, mi fa non piacere dico raccogliere... dico 24 ore al giorno, eccetera, che eh, eh, abbiamo avuto modo di parlare, di scambiare parecchie idee, insomma, nove giorni eh, vissuti praticamente certo. a contatto. Eh, io Devo dire che è difficile a volte non, non essere d'accordo con Salvini. Sì, è... è difficile perché poi le idee che porta è vero che possono essere populiste e che in questo momento possono avere, possono avere un pill differente. Però a volte è difficile è il non ragione. È il personaggio nuovo. Non è una è macchietta Salvini. No, 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 assolutamente. Non l'ho mai Salvini. pensato e non lo penserò. Il personaggio non è il fatto che è milanista. E questo mi procurava una, questo un po' le, di organizzazione. Sì, mi creava invece, qualche difficoltà nel traspetto di A me potrebbe creare invece una, una vicinanza ulteriore. Eh, io attendo, attendo, attendo di vedere quali sono gli sviluppi. Francamente, eh, non penso che ci troveremo tutti sotto un ombrello verde che è quello della Lega. Eh, perché comunque c'è un eh, retaggio politico e culturale che non mi è vicino. Senta, un'altra polemica che c'è stata da, in questi ultimi tempi eh, è stata quella della sicurezza all'interno del palazzo del Comune, del palazzo di città a Pescara e dei famosi, famosi tornelli, tornelli che lei aveva messo, e che Alessandrini ha tolto, e che qualche problema poi questa cosa l'ha creata. Guardi, questa parola tornelli sembra che Ricordano lo stadio, rievochi ecco. qualche diavoleria o qualche barriera. Il tornello in realtà è soltanto uno strumento meccanico, è uno strumento per creare i presupposti di un filtro. Ecco, parliamo di un filtro, parliamo di ciò che accade in tutti i palazzi istituzionali del mondo, in tutti i continenti del mondo in cui eh, addirittura vi sono persino metal detectors, se lei va eh, in quello che è un luogo simbolo dell'Europa, e cioè il Parlamento europeo, eh, non dico a Strasburgo, ma dico a Bruxelles, dove c'è veramente eh, una intera comunità, un andirivieni continuo di persone, di tutta l'Europa tra addetti ai lavori e, e impiegati esistono i metal detector ma anche a Palazzo Madama e a Montecitorio ci ma sono guardi, i metal ma, detector ma, eh. ma in tutto il mondo io ho avuto la fortuna di, 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 di andare anche oltre il continente europeo sono stato negli Stati Uniti dove i livelli di sicurezza sono enormi ma sono stato anche in Africa in diversi paesi africani dove è assolutamente normale legittimo, scontato che chiunque voglia accedere ad un palazzo pubblico mica deve eh, entrare dentro eh, privandosi del portafogli o di chissà che cosa o denudandosi, ma semplicemente dicendo ad una persona che non sia armata, perché noi non avevamo messo una guardia armata per l'amore di Dio a palazzo di città, ma semplicemente delle persone che lavorano con professionalità: dare un documento d'identità, identificarsi, farsi identificare, anzi eh, avere un pass al collo come succede ovunque. Dire che si va magari a trovare un determinato impiegato in un determinato ufficio per una determinata esigenza o un assessore, un consigliere comunale e quindi accedere all'interno del palazzo e sapere quindi da parte di chi vigila sul palazzo in quel momento chi c'è all'interno del palazzo, come avviene nella regione: questa no? non mi sembra una misura che tenda ad escludere le persone, è una misura di civiltà, ma questa è un'amministrazione che vive di dispetti. È l'amministrazione che ha fatto il dispetto di eliminare l'identità d'Annunziana con l'immagine di quello che è Pescara, cioè Gabriele d'Annunzio. È l'amministrazione che ha fatto il dispetto ai Pescaresi mettendo le tasse più alte d'Italia, e ne abbiamo parlato prima. È l'amministrazione che ha fatto il dispetto di rimettere le auto in corso Vittorio Emanuele laddove invece la gente amava, aveva piacere di passeggiare, di scorazzare in bicicletta. chiedo scusa fare se la disturbo, no, mi aggancio a quello Ed che Ed è l'amministrazione che ha fatto il dispetto di non prendere atto che quel filtro, quei tornelli e quelle persone che lavorano con competenza e che vanno assolutamente salvaguardate anche nella loro posizione lavorativa, svolgevano un lavoro indispensabile. Oggi cosa abbiamo? Abbiamo la polizia municipale a Palazzo di Città, con la pistola, come se Palazzo di Città fosse il Quirinale che ha bisogno dei granatieri, o di Città del Vaticano che ha le guardie svizzere, come se ci fosse un Papa o un Presidente della Repubblica a Palazzo di Città. C'è solo Marco Alessandrini con i suoi assessori. Pescara senza d'annunzio è come un bignè senza la crema. Ah, io veramente mi, mi stupisco della La genesi di questa città è dovuta ad Annunzio, se, mi sembra. Allora, Quindi. se lei va eh, a Boston, dove io ho la fortuna di essere stato qualche mese fa in occasione del Columbus Day, che è una manifestazione straordinaria, eh, dove vado eh, quando posso, eh, e chiede. Pescara, eh, a parte qualche pescarese che vive lì e che ha fatto fortuna lì nel settore della ristorazione, ma anche in altri settori, Pescara non è conosciuta come città. Ma se lei chiede a un bostoniano chi è Gabriele D'Annunzio... Credo che 8 su 10, se non 9 su 10, sappiano chi è Gabriele D'Annunzio. Sappiano che Gabriele D'Annunzio è stato un grande poeta, è stato tutto quello che è stato. Allora l'idea, il guizzo era quello di legare la città di Pescara per promuoverla in tutto il mondo a quello che era il suo, oggi si chiama brand, si chiama marchio. Noi abbiamo il privilegio di avere un grande brand, un grande marchio quella testa rasata di quest'uomo straordinario che ha compiuto gesti incredibili a cui hanno voluto etichettare dare l'etichetta di protofascista quello che volete eccetera ma che comunque è un patrimonio della cultura italiana della storia italiana che allora legare indissolubilmente Pescara ad Annunzio era un'intuizione vincente per promuovere la città di Pescara è come Pescara Roma e senza attuare. Roma del Remo insomma ma certo ma immaginiamo che se questi romani rinnegassero il Colosseo rinnegassero la loro storia, Giulio Cesare è una idiozia, è un'idiozia un ideologica di rispetto, di dispetto, ma non di rispetto dal Boremascia, è un dispetto alla città di Pescara di cui se ne stanno accorgendo i pescari. Abbiamo esaurito il tempo. Io l'ultima domanda gliela devo fare per forza perché non posso avere sport. Luigi, Luigi <ride> a Boremascia senza chiedergli. Ma lei ha questo Pescara? Ci crede. Io ci ho creduto fin dall'inizio di questo campionato, ero uno di quelli che diceva che il Pescara ha un organico di primissimo livello. Sono grato a chi ha allestito questa squadra, a questo gruppo dirigente, anche per i cinque anni trascorsi da sindaco con due promozioni che rivendico. Non so quanti sindaci nella storia possono rivendicare una due promozioni: a. una in Serie A e una in Serie B molto importante. E questa è una squadra che in questo momento ha non solo l'organico, ma forse in questo momento ha anche la capacità di sviluppare gioco e di realizzare gol che non hanno altre squadre in Serie B. Finalmente ne ha preso totale consapevolezza il tecnico che dal mio punto di vista comunque ha fatto un ottimo lavoro. La società che ha creduto in questo tecnico anche nei momenti di difficoltà e soprattutto i giocatori, che sono i protagonisti in campo e che capiscono fino, finalmente che possono davvero ambire al traguardo della promozione. Poi ce la giocheremo fino in fondo e ci vuole un po' di fortuna. La terza C oltre il cuore e il cervello è fondamentale in tutte le cose. Grazie a Luigi Alboremascia per aver accettato... L'invito e spero di ritrovarlo al Molto più presto, qui ad Acropolis. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.